Benvenuti a tutti e a tutte! Ciao! E siamo qua. Allora, che onore, srutito a te l'onore di presentare le ospiti di oggi. Vai. Secondo me non so neanche a presentare, però dai, certo, sì, presentiamo. Che allora, siamo qua con Julie e Fra. Allora, adesso, ciao, ragazzi. Innanzitutto ringraziamo perché mi ha fatto molto ridere che ovviamente voi, per conciliarci quando la facciamo, quando non la facciamo, ci avete inviato quella che è la vostra agenda. Ragazzi, detto. Confronto Giorgia Meloni, secondo me, sta sul divano a grattarsi. Non si può dire, scusa Giorgia, non so se è una cosa bannabile. Ma allora, quindi, primissima domanda che io vi faccio è: voi ci avete tempo per, non so, passare insieme del tempo? Oppure già la vostra amicizia? Perché ero scioccata, cioè, come fate? Ma in realtà basta organizzazione. Sì, di notte. Cosa che noi evidentemente non abbiamo, per questo che ci sconvolge così tanto. Infatti sarà questo. È difficile, però ne abitiamo abbastanza vicine. Sì, sì, adesso sì, però basta che ce lo diciamo prima, per tipo settimana prossima ci sei questo, sì, giorno. E poi e lo segniamo sul calendario all'ultimo, sì. Sì, tipo dalle 3 alle 5 cosa fai? Sì. Niente, ah, okay, no, sono a casa, ok, ci vediamo. Sì. Sì. Stupendo, cioè quello già bellissimo. Ninis è sto un attimo reazione impegnata. Ok, allora, ovviamente tipo metà delle domande erano su voi due, perché voi due siete proprio, cioè, la coppia, ogni video insieme, ogni viaggio insieme. Quanti viaggi fate insieme? Io vi invidio. Abbiamo una lista ogni di volta, viaggi, certo, che abbiamo fatto insieme. Sono, sì, tipo 29 aerei, sì, che abbiamo preso insieme. In due anni. L'ultimo che avete fatto? Bali. Bali. Quanto bello. Anche io sono stata. Sì, questa bellissima. No, ero lì a aprile. Bello. Sogno, bellissimo, sì. Vabbè, poi ne parleremo, sì, sì. Quindi innanzitutto io direi che possiamo partire dall'inizio. Quindi voi vi conoscete quando e come? Quando è che nasce questa iconica? Dubbio. Vai tu, io ti correggo quando sbaglio. Ah sì, ah, perché dovete sapere che tutte le storie sono con io che inizio, perché voglio parlare, raccontare, e lei che mi corregge. Allora io dico: sai cosa, amore, raccontala tu, che la sai dire meglio. E quindi la racconta. Vediamo che punto arriverà. Inizierà così. Vai. Allora, niente, praticamente io lavoravo per Subdued e dovevamo trovare delle tipo micro influencer per mandare pacchi e cose. E lei penso avesse appena iniziato a fare social, più o meno non ho idea di questa cosa. Era tipo aprile 2021. Ok. E io le ho scritto per dirle tipo, no, una cosa che non c'entrava niente in realtà, perché le ho scritto per, perché Sub quel 2. Giorno mi ha scritto, ecco, Subdued da profilo PR di Subdued. Però è così normalmente. Eccoci qua. E io ero tipo, oh mio Dio, mi ha scritto Subdued. E poi tipo 3 ore dopo mi ha scritto Franci chiedendomi come modifichi le foto. Ovviamente cosa che non ho mai fatto, non mi è mai interessata, non so neanche perché. Ora questa non è, poi perché te l'ho chiesto, chi lo sa, non ne ho idea. Destino. Boh, io ho chiesto come modificava. Ma quindi recente? Beh, sì, due anni fa. Sì, non da tanto. Bello. Sì. E poi da lì siamo andati una volta a pranzo insieme. Ah, perché a lei avevano bloccato il profilo di TikTok e quindi cercando aiuti. Per nudismo. Dato... Per nudismo. Solito fare queste cose nude. Sempre. Sempre, è mio. E poi siamo andate a mangiare un sushi, abbiamo mangiato sushi insieme. A pranzo, sì, e poi niente. Da lì, dopo basta. L'estate siamo diventate super amiche, sempre insieme. Sì, vabbè, sì. Che però così a caso, cioè è stato veramente a caso la cosa. Pazzesco. Sì. Vogliamo iniziare a leggere un po' di domande? Iniziamo. Tipo la scossa qua. Iniziamo a leggere un po' di domande. Non so, tipo mi... Letto già qua. Ok. Partiamo dalle prime. Partiamo... Dalle prime, oppure facciamo quelle un po' più generali che... Ok, insomma questo è un topic, è un vero, vero topic. Se una non approva il ragazzo dell'altra, cosa si fa? Beh, non è mai capitato perché... Quando è capitato? Ah no, vabbè. Non ci sono ragazzi. Ragazzi, cioè, deve essere un ragazzo serio per essere approvato. Sì. Una ragazzata così non c'è bisogno di approvazione. Per ora... Vabbè, però magari non, cioè, mettete proprio quando vi fa, no, è successo il babbo che dice proprio ma perché? Ah, no. Beh, sì. No, ma magari anche una frequentazione. Ah, beh, sì, però... Ah, le sue, no, le sue sì, le mie no, le sue sì, grandi criticate, sì. Ma perché lei è una sottona? Bisogna dirlo. Ci ho lavorato. Chi lo sa? Brava. Lo scopriremo a breve. Sì. Anche noi? Noi zero. Noi, beh, allora... Ma voi da quanto tempo siete amiche? Noi siamo amiche da praticamente quando siamo nate. Oh. Sì, abbiamo fatto il nido, la materna, l'elementare in classe insieme e il liceo. E le medie sono separate perché a me non mi hanno preso alla vivaio, la scuola musicale. Okay. Poverina, stonata. Sì, disperazione, no. Perché cantate?
No, no, io non canto. Tu canti? Dai. Non è, diciamo, canticchio. Facci sentire qualcosa. Canti, no, guarda, ma tutti le fatti di quando ti chiedono, facci sentire qualcosa. E tu ti va... Vabbè. No, no, no. Possiamo fare qualcosa noi. Ti menti. No, basta. Siete messe. No, vabbè, comunque noi, cioè, secondo me è giusto quello che dico sempre io, che a meno che sia una cosa che va oltre un limite, ognuno si faccia un po' gli stragazzi suoi. Sì, poi sì, ovvio che se sei con uno che, non so, magari si comporta male, ti tratta in un certo modo, pigli e dici via, sveglia, basta. Però. No, esatto, in generale dico, secondo me anche più generale, se la tua migliore amica sta con, è fidanzata, quindi innamorata di questa persona, e tu non l'approvi, cosa si fa? Lo si dice? Sì, sicuramente dirlo. Cioè, ne parliamo, ti dico, guarda, io ho notato questi comportamenti, sì, non mi sono piaciuti, secondo me si comporta così e non è carino nei tuoi confronti, però comunque, cioè, sei grande, vaccinata e prendi, esatto, le tue decisioni. Io sarò sempre carina, educata e gentile, no? Io non ti metterò mai. Ma darebbe fastidissimo. Tu così, ciao. Sì, sì. No, sì, sì, io lo direi proprio se si comportasse male. Sì, però da... Cioè, non è mai, no, vabbè, ma poi, cioè, secondo me dipende anche. Dipende anche che cosa non ti piace. A parte quello, facciamo nomi e cognomi. No, ma perché è successo che praticamente si parlava ancora di te. Che praticamente è successo. Se ci stai ascoltando. Una volta, ma perché è una storia divertente, sicuramente qua con noi. Che una volta ha fatto un TikTok, sapete quello, giudico la fermentazione, ragazzi, che mi sono le cavolate là. Quindi giudico questo e dico, ma secondo me potrebbero investirlo, se lo investissero. No, sì, tipo, so, per me potrebbero investirlo. Sì. Ok. L'hanno investito. No. Un mese dopo. L'hanno investito. In stampelle. No. È stato operato. Sì, sì. No. E lui ha detto, dia quella testa. Sì, sì, lui lo sapeva che era cosa sua. Che era... No, vabbè. Sì, sì, sì. È stata io. Brutta questa. Vabbè. Quindi state attenti. E secondo me, seconda domanda che c'era, che un pochino c'entra con questo appunto punto qua, quando una amicissima, che non so, magari prima passavate tutto il tempo insieme, facevate viaggi insieme, tutti, non so, serate insieme, a una certa trova l'amore e scompare. Io nera, io... Aspetta, però dai, amo, cioè con un... con ma un è successo? Esatto. Sì, per questo? Allora, a noi due in particolare... No, perché non siamo mai fidanzati. No, a parte, esatto, a parte quello, a parte quello... Però amiche vostre... Sì, sì, un botto. Sì. No, un botto non è vero, esagerato. No, però un po' sì, è successo. Ma che proprio sparissero? No, sparissero no, però che comunque da che ci vedevamo sempre, facevamo sempre cene, serate insieme, a che magari ci vedevamo una volta al mese o non ti sentivi mai, così. È un po'... Così. E poi ti rendevi conto perché magari quando finiva la storia tornavano. E lì è brutto. Datene accorgi. Sì. No. Allora, secondo me bisogna dire che quando hai una persona nuova e soprattutto una persona che ami, è giusto che per i primi fai 3 mesi tu hai solo voglia di, non so, vivere con lui 24 ore su 24 e tu, siccome ti voglio bene... chiudi l'occhio e dici, sì, vabbè, ma zia, ma va bene. È la luna di miele quella, poi dopo la luna di miele, però sì, amore torna sulla terra. Ah, perché più che altro poi sì. Perché poi no, è davvero. Male, cioè, è proprio sbagliato se poi stai solo con quella persona. Cioè, ovvio che all'inizio, è solo l'inizio poi questo momento, che magari ci vuoi stare, esatto, un po' più, però devi sempre dedicare il tempo alle tue amiche, anche perché con chi ne parli le cose poi? Sì. Esatto. Cioè, comunque ti rimane, cosa fai? Ti messaggi, basta, no? Ti devi vedere per forza. Certo. E poi un po' semmai se la legano al lito le persone. Cioè, vabbè, che tipo quando poi ti lasci e torni, io comunque tornerei veramente un po', mi vergognerei. Con la coda tra le gambe, beh, giusto. Sì. Poi ovvio non è che non ti perdono mai più, però comunque a me dà fastidio come roba, c'è un botto. Sì, assolutamente, assolutamente, ma meno male che noi non ci fidanziamo. No, ma non ci fidanzeremo mai. No, ma infatti noi siamo quella cosa, sì, che quando facciamo le cene di famiglia, esatto, cene di famiglia, sì, bello, sì, sì, bello, sì, bello, sì, bello. Noi ci eravamo date il mignolo per quest'estate di non fidanzarci, farci l'estate single. Sì, e è successo? Sì, 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 perfetto. Sì, sì, perfetto. Sì, sì, è andata bene. No, esatto, noi sempre... Non è che fosse servito qualcosa. Perché? Perché ora facciamo un po' di gossip anche da... No, sto scherzando, sono cazzi vostri. Che già siete... Subito, cioè, allora, una cosa subito che vorrei dire di Giulia è che ha un profilo di pole dance che no, si chiama Giulia Folla. Giulia Folla, se volete vedere i suoi balletti con della musica bellissima sotto. Giulia con la Y. Non è vero, questa è una bugia, te l'hai inventata. Il profilo c'è, ma non si chiama così. E io non rivelerò. Come l'ha scritto Samu? Non me lo ricordavo. Ho scritto, raga, cos'è che non devo dire della Giulia? No, ma se lo...
Sì, l'ho fatto. Ma pensa a te. Cioè, no, cavolo. Sì. Beh, noi... Mute. No, tanto non ci sta ascoltando nessuno. Non sono solo la mesa del 700 persone. Ciao ragazzi. Cosa hanno chiesto? Cosa chiedono? Ma in realtà ci dicono c'è tale Lollo che scrive belle brave. Vabbè. Vabbè, è vero. Grazie Lollo. Ah, ma è lui. Thank you. Poi, ciao raga, finalmente la Fede Giuliani che è la nostra lei, cioè, fan number one. Amore. Prossimo viaggio chiedono. Allora, insieme. Dai. Volevamo andare a fare un safari Africa. Bello. In Africa, bellissimo. Dobbiamo ancora organizzare, però quello. Sì, in teoria dopo Natale, dopo gennaio vorremmo andare. Sì. C'è anche noi. E lei invece stanotte parte per Madrid. Per Madrid. Io so, Miami e Giappone. Poi Vabbè. Ragazzi. Vabbè, ha fatto una domanda. Ma sì, infatti questa non c'entra con questa. Vabbè. Vabbè, ma qua proprio saperlo. Iniziano con i gossip. Ah, vai. Frequentate con qualcuno? Io no. Single, ragazzi, Giulia è single, volevamo dirvelo. Giulia è liberissima. Io in realtà, sì, no. Così. Chi lo sa? Io sto bene, sì, sono felice. È la cosa più bella del mondo, perfetto. E convivereste? Bella, ma insieme? Sì. Ma in realtà sì, no? Sì. Sì, siamo abbastanza pulite, ordinate, due. Ci facciamo i cazzi nostri. Avete i vostri equilibri. Sì, super equilibrio. Sì, questa è la cosa più importante. Cioè, riusciamo a stare insieme, a farci i cavoli nostri, a stare insieme a parlare, non aver problema col fatto che ti fai i cavoli tuoi. Sì, esatto. Sì, proprio tranquillo. E quello dell'aereo? No, questo qua. Per lei. Mi è piaciuto lo stesso ragazzo. No, abbiamo gusti ben diversi. Sì, non c'è. Io trovo che un ragazzo con cui lei si è frequentata un po' fosse carino. Però allora, carino. Si sbilancia. Allora, siccome era in un momento un po', finisce là. È molto carino. Sì, è molto carino. È più basso di me, però. Quindi perché abbiamo questo problema anche di altezza. Ah, sì. Che però poi, comunque gioca a vostro favore, almeno. Sì, ma lei ha dei gusti tremendi, quindi non ci piacerebbero mai le stesse persone. No. Però, anche di carattere, proprio abbiamo gusti diversi. È vero. Di quella cosa che volevi dire. Ah, la dico. Ah, che praticamente c'è stato questo periodo dove lei non stava vedendosi con nessuno, mi aveva fatto un commento tipo, comunque l'unico che mi piaceva, che era carino, era questo. Gli ho detto, ci ho pensato un po', dopo qualche giorno sono uscita e facciamo, se ti piace, se vuoi farci qualcosa, per me non è un problema. Cioè, ci ho proprio pensato e poi gli ho detto, non è un problema, se vuoi... Vabbè, detto, ma come te lo sei sognata? Ma secondo te? Sì, lei mi ha detto di no, però io l'avrei accettato. Però comunque hai dato la disponibilità. Sì, sì, gli ho dato. Questo è importante. Comunque, è stato un bel pensiero. Grazie. Comunque, allora, mettiamo che a una certa... può capitare, sì, ci piace. Ti innamori di uno che era il suo ex. Fai tu di un suo ex. Ma un suo ex storico? Sì. E come si gestisce? Ma no, tu dici proprio nell'invenzione. Metti che. Ma manco mi viene in me, manco li guardi tu. Vabbè, a parte no, non mi piace. No. E li salutiamo se ci stanno guardando. Ciao ragazzi. Schifato. No. Sì, abbiamo proprio gusti completamente diversi. Tranne i nostri ex che mo si somigliano. Ah, perfetto. Completamente due, tra l'altro con lo stesso nome che abbiamo lasciato nello stesso momento. Con cioè proprio storia assurda. Sono uguali. Vedi le foto di lui che sembra l'altro mie, quando vedi foto cavolo mie, sbatti questa roba e poi si mettono i like e poi sono amici, cioè fa straridere. Si mettono like però già comunque per loro però già comunque passa avanti sì è già tanto noi vabbè comunque no scusa vabbè no scusami ma è che non cioè se sono veramente innamorata a parte che secondo me è impossibile che arrivi al momento in cui ti innamori perché devono succedere un sacco di cose prima di innamorarci infatti cioè non arriva neanche quel cioè è prima lo stop non è che può succedere che mi innamoro di uno con cui è stata lei. Ok, perfetto. Voi? Che bravo. Noi non vabbè, cioè pure noi ci abbiamo gusti opposti anche lì, grazie al cielo. No, sì, no per una vabbè, ma anche okay, di carattere, cioè pure no, di esatto. A te piacciono, tu dai più peso all'estetica. No, veramente, anche lei. Anche io sono e così. Tu e io meno. No, non io è che io carattere. Centro, estetica cioè, anch'io. Non è che il carattere anch'io va bene un carattere di merda, però ci sono gli step. Cioè, prima mi devi piacere, poi capire. No, ma devi stare prima molto simpatico, e poi dopo... E poi guarda, ti vedo bello. Esatto. E poi quando ti molli dici... diventi bello dopo, poi no, però noi almeno questi rimpianti non ce li abbiamo, dire che brutto che era.
Esatto. Beh, oddio, perché quelli lì erano belli, ma chi certo, c'era di bello? Per favore. Il più bello dell'altro, guarda. E qua dicono una vostra etichetta importante, no? No. Dai, non parlare di etichette importanti. No, dai, etichette no, no, non sono cose belle. Quando sarà forzato veramente il vostro rapporto? Ecco, bello questo. Cioè, quando è che c'è stato il primo okay, click? È mio. Te sì. Lo ricordi? No. Dai, mamma mia. Sono io quella romantica della coppia qua. Sì, lei è la romantica. Praticamente un pomeriggio siamo andate a un evento insieme, poi siamo andate a comprare le scarpe da Marco. Ah, allora me lo ricordo, sì, sì. E poi siamo andate a fare insieme un aperitivo ed era una delle prime volte che ci vedevamo. Però abbiamo subito iniziato a parlare tipo delle nostre famiglie, delle nostre infanzie, abbiamo trovato un sacco di cose in comune simili, poi da lì ci siamo aperte e basta, siamo entrate un sacco sì. In intimità. Bello. Sì. Bello, è vero. Super bello. Ti ricordi adesso? Sì. Queste qua. Allora, di cosa siete invidiose dell'altra? Secondo me l'invidia è un po' una invidia. Cosa che ammirare, cioè, sì, parliamo cosa di ammirazione, esatto, cosa ti piace non hai e vorresti avere parte questa. Brava, esatto. Okay. Franci, cioè, vieni di qua. Grazie. Tu, fa la sei, intervista, sei bravissima. Grazie. Ah, stai aspettando niente, me. Silenzio. Allora, io sei brava a rispondere. Allora, io penso vabbè, il fatto della leggerezza delle cose, cioè come prendere cose proprio con leggerezza estrema e il fregarsene proprio delle altre persone, che non ho. È vero. È vero, ce l'ho. Sì, lo so. No, no, io una cosa che prenderei da te è sicuramente il fatto che quando vuoi fare qualcosa poi la fai e la concludi. Cioè, tipo, che sei... Cioè lei ha proprio i piedi per terra, io sono proprio volo e lei invece ha piedi per terra, quindi comunque a me serve una persona così nella mia vita che mi metta un attimo, anche se non è che è tranquilla, assolutamente. No, no, però, sei più, sì, quello. Sì. Più a lungo termine. Sì. Ok, ok. Beh, tra l'altro tu ora sei iniziato a studiare giurisprudenza, vero? Sì, ho fatto questa pazzia. La mia amica è un avvocato. Esatto. No, sì, è vero. Comodo è vero, comunque avere l'amico avvocato. Sì, sì, sì. Qualsiasi cazzata c'è la tua parte. Ma scusami, hai già iniziato a fare lezioni? Ho iniziato lezione settimana scorsa, sto frequentando diritto romano e basta. Però mi piace molto, a me piace tantissimo, quindi non mi pesa andare a lezione, non mi pesa studiare. Cioè, non ho ancora iniziato a studiare, però non mi pesa studiare, non mi pesa, anzi mi piace, quindi sono super. Che bello. Bellissimo. Poi senza forte. Avere la fretta di dire devi laurearti in 5 anni per iniziare a fare praticantato e lavorare, blah, 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 sono tranquillissima, quindi la prendo proprio solo come una serena. Cosa bella. Bello, bellissimo, brava. Sì. Voglio leggere riuscite a farla spaccata? No. No, io no. Ovviamente che la sentiamo. Ma io perché una legge a cosa, non quella, non quella. Qual è il vostro miglior ricordo insieme? Qua c'è da pensare un attimino. Miglior ricordo, tipo momento, boh, Parigi secondo me. Ah sì, Parigi. Quando mi chiedono qual è stata la tua vacanza più bella, secondo me mi viene in mente sempre Parigi. Ma non tra di noi, in generale proprio. Sì, sì. Stata proprio bella. Siamo andati così a caso 3 giorni a Parigi. Ma poi eravamo felicissimi, ogni cosa era bella, state proprio bene, ci siamo divertiti tantissimo. Sì, sì. Sì. Abbiamo conosciuto gente, eravamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda, sì. Tipo, andiamo a casa? Sì, anch'io lo stavo pensando, andiamo a fare questo? Bellissimo quando succede, che quei momenti in cui magari stai già comunque sulla stessa linea d'onda con quella persona, però quei periodi in cui veramente volete fare sempre le stesse cose, che va sempre tutto d'accordo, è top. Ma il nostro è durato, cioè, adesso siamo un attimo, stiamo facendo due cose un po' diverse, io e lei, però fino adesso eravamo proprio tutto insieme, qualsiasi cosa. E tra l'altro, perché ovviamente io in questi giorni qua sono un pochino, cioè guardavo vostro TikTok profilo tutto, e una cosa che un pochino mi ha veramente messo ansia è che sotto alcuni video, tipo non so, sera da 2 settimane magari in cui non ci sono foto di voi due insieme che non vi vedono, c'erano sempre commenti sotto tipo ma la Fra, ma Giulie, ma non è questa cosa qua. Vi pesa oppure dite chi se ne frega? Cioè perché? Vabbè, chi se ne frega è di base. Sì. Non ti, cioè, dei commenti di TikTok non te ne frega niente, se non diventi matto. No, certo. Però comunque sì, è una roba da gestire. Perché? Sì, perché più che altro per le vacanze, qualsiasi cosa fai con un'altra persona, ma Giulia, ma non era Giulia la tua migliore amica? Ma non è Giulia che ti fa? Ma non è tutti commenti. Cioè, ogni cosa così, siamo amiche, va benissimo, siamo sempre insieme, ma abbiamo anche una vita oltre che noi. Certo. No, certo. Questa cosa è difficile, però adesso... Sì, perché ti vedono proprio come un uno, cioè un'unità, invece va separata anche questa cosa. E qua c'è un po' di domande stiamo facendo, allora... Che bello. Bella, molto bella, bella così, questa cosa. Facendo lo stesso lavoro, vi sentite mai in competizione anche in positivo? No.
Ottimo, figata. Anzi, un saggio diceva: perfetto. L'unica competizione sana è quella con te stesso. E qui. Ma si vede che questa ragazza fa giudizio. Fa giudizio. Si vede, si vede. Non la sapevo. Una ragazza bilanciata, veramente. Quanto hanno inciso Zacchi e Cody nella vostra vita? Io quando vedo tutti i pali che vedo mi viene da fare quella cosa di scendere, capito? Ah, certo. O anche quelli dell'hotel, dell'albergo. Per me è tantissimo. Un botto. Stare insieme a te. Canta! Ci non mi manca niente se sei con me. Così la nostra vita è qui al Grand Hotel. Ah, un po' non piacerà. No, vabbè. No, vabbè, la so. Non è quella che fa... Zacche e Cody sul ponte di comando. No, ma che canzone è? Bella, si è inventata. Guarda un Zacche e Cody Biancaneve e sette nani. Cioè, era la stessa cosa questa, te lo giuro. Stai inventata, amore. Allora, Lolla dice: I really wanna know your astrological sign. Facciamo così, vi prego. Allora, io vi giuro che non lo so. Ok, non lo so. Lo volete indovinare? Sempre questo gioco. Ogni volta che conosciamo una persona fa sto gioco. Vai, e indovino tipo il 60% delle volte. Anche l'ascendente o solo il coso? Allora, se vuoi ti dico, tu hai sicuramente qualcosa di leone. No. Perfetto. È brava, è forte. Aspetta. Vabbè, sicuramente segno di fuoco. Vabbè, ma scusa. Invece no, sono pazza. Qual è il segno dei pazzi? Pesci. Davvero? Raga, però. Vabbè, dopo la sesta l'hai indovinato, amo, di tutti. Ok, pesci. Ovvio, era ovvio, ora che me l'hai detto. Io sono un po'... No, aspetta! Ma lei è... Ma tu non... Ma che cancro? Ma che cancro? Ma non è cancro. No, raga, non lo so, purtroppo sto inventando a caso. Potresti essere come lei, bilancia. No. Perfetto. Wrong. Imbarazzo. Wrong. No, ma perché ho pensato che fai legge. Tu sei acquario? No. Tu sei acquario? Ma lei bilancia, l'ha presa. Ecco, lei sta attenta. Una differenza, lei sta attenta alle cose, io no. E lei? Aspetta, io sto ancora in discussione. Scusami. Acquario potresti essere. No. Non lo so. La posso dire io? Sì. Toro. Toro, bello, toro. È il mio segno preferito. Sei d'accordo con le toro? Io sì. Anche sì. È per i tori. Bilancia. Vero. E tu sei toro? No, io sono cancro. No. Amore. Tu sei una cucciola. Tu sei pesci. È peggio. Tu pensi che lei sia... No, non è vero. Io sono pesci. Ah, no, io ho la luna in pesci. Io sono pesce ascendente capricorno. Luna in pesci? Purtroppo io piango ogni 10 minuti. È grave. Sì, ho questo problema. Io luna in scorpione. Anche ascendente. Quando risalite a share a shampoo look. Ah. Sant'Ambrogio appena, io spererei. Appena piove, stavo dicendo. Sant'Ambrogio. Così non c'è più neve, vado a sciare. Dall'ultimo di novembre. Abbiamo anche poi un sacco di amici a Champoluc ora. Sì. Dei fidanzati, probabilmente. Dei fidanzati. No. Questa ragazza è tremenda. No. Io non la conosco. Tremenda. Fantastico, ci vediamo lì. Ma chi è? Non lo so. Ma chi è? Perché un po' erano, chiedevano su commenti mondo social come fate a affrontare le cose negative che vi scrivono. Perché, per esempio, noi che siamo nuove, cioè che io sono una new TikToker, forse possiamo dirlo. Benvenuta nel mondo di TikTok! Grazie. 7.000 follower. Ok. Quindi sono ancora veramente una sfigata. Sono strafamosa. Però cos'è successo? Che fra i commenti, quelli tipo che non si vedono, cioè che ti nasconde, li ho scoperti. Sì. Li letti. E mi scrivono delle cose bruttissime, tipo che sono un cesso. E inizialmente, ovviamente, cioè, mi piglio male, ho detto, boh, ma che cazzo, vabbè, una che cazzo è? Ovviamente sono tutti tipo user. Certo. Certo. E poi... È il tuo ex. Dici, è la fidanzata del tuo ex anche. È possibile. E poi quella bambina di 12 anni che ha incontrato per sbaglio prima per strada, è lei. Ci ha scritto Sara Azzurro. Sì, no, assurdo. No. E ammetto che comunque quando si leggono è un po' tipo... È brutto, certo, no, ma ti bolle il sangue. Diventi matto. Però vabbè, secondo me, cioè, voi che...
c'avete fior fior di commenti negativi, di haters. Voi che voi che vedete solo haters, ogni tanto le mando gli screen dei suoi video e dico: amo, perché qua non si può più commentare? Sì, perché poi io mi innervo, perché io non ho ma anch'io fare come te, non ho un carattere, cioè, tranquillo in realtà, quindi quando io leggo una cosa negativa, se è una cosa che mi tocca, perché tu mi puoi dire sei brutta, non mi interessa, mi puoi dire, ma se mi tocchi proprio delle cose particolari che mi danno fastidio, impazzisco. Quindi dico, evito di leggere i commenti, così non mi faccio venire sangue amaro, perché poi io ci penso. Certo, no, ma cioè, però loro, non voi ragazzi, voi che siete live siete bravissimi, non siete voi, ma quelli adesso che commentano con i commenti sì, ora. Quelli che fanno i commenti cattivi non pensano che noi siamo delle persone identiche a loro, perché io non sono niente di più di nessuno. Quindi leggere una cosa che mi fa star male o un commento che sia pure sui miei cani e sulla mia famiglia, no, e su come mi sono vestita sulla famiglia, no vabbè, o su qualsiasi cosa, ma pure sul tatuaggio che ho sulla mano, cioè io poi ci penso, come se me lo dicesse una per strada, cioè la sta cosa è una persona che non conosco, certo. Quindi poi ci penso, magari ci sto pure male, mi faccio un piantino o ci penso di continuo quando vedo il tatuaggio. Magari una volta mi avevano scritto, non so se ti ricordi, beh, dovresti farti anche il filler alle labbra, che io non avevo ancora fatto, dovresti farti il filler alle labbra, un po' le labbra piccole, niente, vabbè, per una settimana, ma scusami solo. No, vabbè, follia. Ma l'ho fatto, grazie. Ottimo consiglio. Alla fine l'ho fatto. Io non mi sono fatta battere. Non mi sono fatta battere, ma l'ho fatto. L'ho superato. Ma scusate, voi queste, tutta questa parte un po' più, diciamo, negativa, più pesante, come la vivete voi? Cioè, la vivete allo stesso modo o una magari un po' più... Non so. Secondo me tutte e due abbastanza me ne freghiste, ma perché secondo me... Se inizi un percorso del genere, già di base devi essere un po' che ti schermi da quello che ti dicono, certo, gli altri. Sì, tu hai avuto un momento un attimo che ti hai fatto sopraffare. Ho avuto sì un momento tristissimo, ma perché andavano a toccare cose molto più intime e private. Quindi quando poi tu esponi non solo guardate che carina, guardate che bel vestito, certo, ma cose più tue, e poi ti attaccano su quelle, magari vanno anche a riaprire ferite tue che non avevi guarito. Certo. E quindi c'è stato un momento, poi ho detto, oh, chiudo. Sì. Chiudo tutto. Sì, deve essere proprio una cosa distante a te. Cioè, questa sono io e Francesca, sì, con le persone che mi vedono, e poi c'è Francesca e i social che se ne fotte di tutto. Sì, bello, proprio due persone. Cavolo, però è difficile anche riuscire a scindere due robe. Sì. Cioè, riuscire a fare. Anche perché questa cosa ce l'hai sempre in mano. Appunto, sì, è un po' quello. Mm-hmm. Devi renderti conto cosa vuoi veramente dare all'esterno, invece cosa vuoi tenere tuo. No, sì. Questo me l'ha detto la psicologa. Ciao. Ringraziamo anche lei. Pregi, difetti l'una dell'altra? Mamma, quante volte me l'ha chiesta sta cosa lei? Ti ricordi? Non me l'ha mai voluto dire, ma perché dici che sennò mi offendo. Sì, ma perché tu sei permalosa? Lei è pesantona, no, lei è pesantona. Non più, dai. Allora, se cioè, capito, vedi come mangia. No, non le si può, non la si può, difetti non si può, solo pregi. No, dai, no, dillo. Non mi offendo, amo, ma io poi sono consapevole. Sì, sì. Fai, insomma, iniziamo dai pregi, dai. Poi magari parliamo dei difetti. No, esatto. No. Si allora. Parla prima difetti. Ah, così poi ti salvi dopo. Così poi ti salvi. Però sei la concludi bene. Posso iniziare io se vuoi. Ma siamo andate a Sharm el Sheikh e c'era lei che continuava a farmi sta domanda. Io non le volevo rispondere. Saliamo in aereo. Prima di salire in aereo mi stavo mettendo le cuffie. Lei, amo, ma non vuoi parlare di quella cosa? Io no, amo, non voglio. Non me lo vuoi dire. Ma no, allora, però, perché c'è una grande differenza. Lei non ti dice le cose perché ha paura magari di mettersi in una situazione che può essere di tensione. Io invece sono lì che dico parliamone, perché se ne parliamo. Sì, ma se ne parliamo si possono migliorare le cose. Allora, se ti può un pochino consolare, oppure anche consiglio nostro, noi una volta all'anno, noi gruppone siamo tipo sette femmine, proprio questa cosa qua. Ci sette mettiamo femmine. Sette. E perché sette. Si sente la potenza. Sette donne. Perché sette? Vabbè, poi me lo dice. Vero. Cioè, non per il braccio. Perché ho braccio tatuaggio. Guarda. E praticamente facciamo questa cena in cui a turno, perché così sembriamo pazze, però è qualcosa. A turno ognuna dice secondo lei pregi, difetti o comunque cose che secondo lei si possono appunto improving, e ci sono queste due ore di probabilmente pure pianti spesso, sì, cioè che siamo lì che bello, ma è bellissimo perché finisci che sei impara, Francesca, ah, ecco, perché impara. Io so, perché lei è tipo che impara, vuole piangere, emozioni, cose, io sono tipo non parliamo delle cose che possono farmi piangere.
quindi evito proprio. Ah, così tu eviti, sì. Invece tu affronta. Io sì. A me capisci il dilemma. Soffrire. Eh no, lei invece è una di quelle che quando stai male ti aiuta un botto, però quando lei sta male non te lo dice. E quindi tu ti senti che non puoi aiutarla. Ti chiudi. Sì. Ma trauma! Infatti devo prenotare la visita della psicologa. Chiedo no, a me se vuoi. Grazie. Poi la visita, non è che ti visita la psicologa. Come si fa? No, seduta. Sì. No, perché sono i malati che vanno. Sto scherzando, che qua Giulia giustamente dice ogni giorno quanto sia giusto, importante. No, ma io lo so, infatti ora vado. Come lei. No, scherzo. No, ma quindi no, perché qui stiamo scappando da questa vedi come va, cioè, allora posso iniziare io con i difetti? Vai. Allora, ma uno cioè vai, già plurale tre, con i difetti tre numero perfetto. Manipolatrice, eccomi, urca, capito? Vabbè, pesciamo. Con me ce l'ha, non con me però. Perché tu lo stai dicendo per gli altri? È vero, i pesci comunque. No, in generale. Ah, dici un botto. Una cosa positiva invece. Vedi. Ah, è perché tu lo usi anche il mio. Vabbè, egoista. Cancer e veloce, cioè di fretta. Sì. Sono velocissima. Sì. È impossibile. Non puoi. Ti scappi. Non puoi. Mi scappi. Sì. Allora, sai cosa mi viene? Vai. Comunque ha detto egoista, che in realtà è un pregio. Lenta. Mamma mia, mi fa venire un nervoso delle volte, mamma. E si mette una cosa nella faccia di Mulac, ovviamente, una cosa nella faccia e poi si mette e poi si mette quella e poi si... Allora, mamma mia, vorrei dire che lei è iperattiva e ha la ADHD, quindi non sono io che sono lenta. Anche lei va in TikTok ogni volta. Sta in ritardo, amo TikTok. Sì. Ma perché? Passato, fatto. Ma io sono velocissima, lei 6 ore per far tutto. Amo, sei tu quella strana. Comunque io ti accetto anche così. Anch'io. Ma questo è importante, anch'io. Questa è la base della vicinanza. Infatti, ma se mi hai appena detto che sono veloce. Vabbè, ma i difetti dovevamo dire. Ah, sei lenta. Mentre diciamo i pregi, dai. Ma aspetta, non ho finito. Dimmi quelli. Può essere il momento. Sfruttiamo l'occasione. Non posso scappare, devo andare in bagno. Dai. Oddio. Non mi offendiamo, te lo giuro. Vabbè, in realtà questa cosa è abbastanza risolta, però che mi viene in mente tra i difetti. Del fatto che, tipo, non puoi tanto cambiare idea con lei. Cioè, se tu hai deciso di fare una cosa, invece ora no, perché ha capito che nel mondo reale uno può cambiare idea. Però prima lei pensava, vero, che tu decidi di fare... Volevi andare a ballare, metti caso, un esempio stupido. Sì. Andavamo a ballare, io non c'avevo più voglia. Dicevo, vabbè, amo, io non c'ho più voglia, andiamo a cena, poi me ne torno a casa, faccio altro. No, io non era. Esisteva questa possibilità. No. Cioè io dovevo andare, avere voglia, come avevo detto che avevo voglia. Ah, e questa è una cosa che fa ancora con l'alcol. Anche se non beve, non alcol vero, alcol. Non no, alcol. Ma questo solo perché bere da soli è brutto. E mio padre diceva sempre che chi beve da solo muore da solo, quindi... Fate due domande. E lei, nessuno vuole bere, lei. Ma scusami, Solo io bevo? Madonna, voi io lo so che voi mi potete capire. Mamma, noi ti capiamo. Noi voi bevete? Abbiamo due nuove amiche. Ma non alcol. Non alcol. Perfetto, perfetto. Succo al mirtillo. No, comunque. Però è migliorata questa cosa. Sì, ma sai perché? Perché prima io invece rispettavo le cose, quindi se qualcuno mi diceva una cosa io mi tenevo impegnata e poi non esisteva, cioè... Che mai gli avrei detto cancelliamo, non riesco, adesso me ne frego, ho detto se gli altri lo fanno lo posso fare perché pure è io. Una cosa che bisogna imparare nella vita è che se tu non vuoi fare una cosa non sei obbligato a farla, cioè nessuno con la pistola ti mette la pistola. The consent is real. No, com'è che si dice? Cos'è questa cosa? LOL. Il consenso, com'è che si dice in inglese? In consent, io cosa ho detto? Consent. Consent. Il consent. Bisogna, no vabbè. Io purtroppo non so l'inglese, mi giustifico no. Così. Io vado a Miami domani a impararlo. No, amo, vengo con te perché vieni con me. È un disagio questa cosa. Sono venute le amiche di Alice dell'Australia a Milano e eravamo uscite e io porto in moto dietro una di loro che si chiama Jules e inizia a parlare, lei parla comunque australiano, certo. Quindi io già non capisco l'inglese, figurati l'australiano. Mi come parla Sydney, io ovviamente strong. In moto annuisco proprio, certo. Per 10 minuti di tratta annuisco. A un certo punto ovviamente mi aveva fatto una domanda a cui
oppure mi ha detto qualcosa e quindi rispondevo yes, yes. Dopo tipo 10 minuti di silenzio, che già io ero a disagio forte, mi dice: Mina, are you understanding me? E faccio: no, giusto, not so much. Chissà cosa ti ha detto per 10 minuti a cui tu hai risposto sì. C'era ma è la prima volta che guidi il motorino. Sì. Si ubriaca, sì. Tantissimo. Ci bannano, ci bannano. Non alcol. No. Fake alcol. No, hai bevuto Fanta? Sì, sì. Sì, Fanta. Vabbè, insomma, quindi questa è la mia relazione con l'inglese. Bene. Che non c'è. Ah, i pregi. I pregi, dai, ragazzi. No, manca il terzo. Oh, cavolo. No, adesso hai visto come sono brava a prenderli. Ci devo pensare, aspettate. Ma non è vero che ci devi pensare, sei una falsa. Lo sai benissimo. Brutta. È brutta. Stanno succedendo qua, è pubblico. Va bene, lo accetto. Che no, se non me lo vuoi dire non fa niente. Ecco, permalosa. Un giorno me lo dirai. Permalosa. Un giorno me lo dirai, forse tra 4 anni. Sì, qualche giorno te lo dirò, dai. Vabbè, basta. I pregi, allora sei molto simpatica, grazie. Mi fai molto ridere. No, aspetta, però posso dirne più di 3? Non doveva essere una cosa sentimentale. Vedi, è molto sentimentale, questo dico. E vabbè, basta, finito. Ma come? Dai. No, è che mi piace, oltre che passare il tempo perché ci divertiamo, parlare anche perché ci troviamo molto in tutto. Ah, è che poi è assurdo che, cioè, insieme ci succedono le cose assurde, tipo pensiamo le stesse cose o ci diciamo le stesse cose o ci succedono... Sì, andiamo proprio di fianco. Che bello. Che bello. Sì, sì. Poi ci sta che su certe cose delle volte non si vada d'accordo, però... Ci sta. Vabbè, giusto. Se se ne parla. Se ne parla. Come adesso, ad esempio. Possono migliorare le cose. Comunque la comunicazione... Sì. Importante, la prima cosa. Io ho beccato australiane all'Old Fox, forse sono le stesse, a meno che ci siano delle altre. Perché non c'è una comunità di australiane all'Old Fox, probabilmente sì. Gnocche, probabilmente gnocche. Ciao Maddalena Papi, ti mandiamo un bacione. Ciao Madda. Bacione ASMR. Un sacco di litigate, ma no, dai. Sì, infatti tutti chiedono questi litigi, no. Possiamo dire delle litigate divertenti? Vai. Dai. Tanto tu ti diverti a raccontarle. La sai qual è quella che sto per dire? Sì, certo che lo so. No, lo sai veramente? Fai così. Qual è? Ah, quella vuoi. Ah, no, non era così diversa. La racconto quella. No, allora. Scusami. Quella è più divertente. Non mi ricordo che litigato sia. Ma dai. Ah, certo che mi ricordo. Certo, vai, che vai. Te lo ricordo. Ah, perché praticamente io sono paladina della giustizia per le persone sbagliate. Sì, infatti, 3 persone scegli paladina comunque essere paladina pentita. Della giustizia. Sì, io sono le peggiori. Ma perché c'erano segni d'acqua? Capito, però ora ho capito. Ora non mi fido più di nessuno. Ma prima, fino a un mese fa, sì. Ho peccato. Ma sembro io. Cioè, questa sono io. No, ora sono cambiata. Ora sono cambiata. Io mi fidavo. Vabbè, comunque. Quindi questa non ha un nome, questa persona. Povera, mi fa tenerezza, mi dice che soffre per una persona, questo e quell'altro, che non fa da un po' e cose bla bla, e quindi io dico: aiutiamo questa ragazza a uscire, no, da questo andata loop così, senza però uomini. Già, stai, vabbè, raccontala le cose. Vai. Allora, andiamo a ballare con questa ragazza e degli amici, ok? E io mi ero appena lasciata, tipo da un mese, una cosa così, tu forse non ancora ti eri lasciata. No, vabbè, io me l'ho già lasciata pure io. Ha raccontato come questa persona ha raccontato come soffrisse per un'altra persona, no? Arriviamo in questa discoteca e io un po' volevo broccolare con uno che c'era lì, solo che sapevo che era fidanzato, quindi non è che ero troppo insistente, certo. non sarei. Certo. Okay. Invece vedevo che quell'altra persona invece sì, insisteva verso però di lui. Io non ero né in competizione né veramente mi interessava questa persona, quindi ero un po' così che a un certo punto Francesca mi prende e mi fa: amo, smetti di provarci con... Lascialo a... E io... Cosa? Sì, sì, come io osi? Sono andata là e gli ho detto: amo, ma lasciaglielo, dai. Perché? Sì, perché questa qui, povera, lei comunque aveva avuto delle situazioni... Ma quando mai? Prima... Vabbè, facciamo i nomi, ragazzi, facciamoci passare non possiamo, da web. Non possiamo stare da web. Sopra. Ah, è vero. È vero, mio. Una domanda che mi strainteressa. Sì, mi vedevo. Ma voi, ragazzo, quando andavo... Quello che...
Quello non lo so, non lo so. Però a proposito, sì. Quando non so, siete in discoteca, qua anche, ci avete un po' quell'occhio lì che può essere. Perché ti spiego, perché Nina non ha TikTok, cioè ce l'ha, però non è una. Cos'è successo? Guardo solo video di cani. Bellissima la tazza. Praticamente tu eri in una discoteca, sì, e è uscito questo video di tu che eri per i suoi cazzi proprio, che neanche, cioè era lì un pochino in provoling con un altro conosciuto. No? Okay. E qualcuno l'ha filmata, cioè che lei era lì roba. E l'ha filmata, ok? Cioè chi sei? Cioè, ma chi sei? E questo video qua proprio per due giorni era ovunque. Sì. Quindi quello che vi chiedo io è: quando non so, magari siete in, poi cioè non è che siete chissà chi, ovviamente, sì, però già comunque una che un po' di follower. Capito? Esatto. Però questa è l'assurdità, è proprio perché sanno tutti chi sei, ma può essere che un botto di gente non, esatto, ti segue, ma sanno chi sei, è un gossip, qualsiasi cosa, qualsiasi, cioè io non tengo per mano nessuno, non bacio gente, anzi, baciavo gente, adesso no, è bella seria, è bella seria. Allora, io sinceramente, se devo essere proprio sincero, non mi pongo neanche problemi. Ma certo, perché non sono uscite le foto a te. Ma perché ti ho conosciuta in discoteca, per Francesca. Questo, perché io non ci avevo mai fatto caso a questa cosa. Cioè, anche quando è uscita quella roba lì, io era una cavolata perché non si vedeva niente. Quando è uscita la foto che mi baciavo con uno, lì è stato assurdo, perché quella cosa lì è proprio... non ho più una vita, cioè non posso baciare uno perché ho voglia di baciarlo, perché poi era diventata che eravamo fidanzati. E lì come fidanzati. L'hai presa? Quella roba là? Cioè, ma... Allora, Francesca le prende tutte a sorridere, per fortuna queste cose. Non è male. Allora, ci siamo fatte delle grandi risate. Delle grossissime risate. Su quanto lei fosse stata incosciente. A parte la foto veramente bella, quindi era anche una bella foto da tenere. Peccato. Comunque ero buona, quindi va bene così. Sì, ero venuta particolarmente bene. C'è tipo lei in punta di piedi. Sì, una bella foto romantica. Con la mano sulla testa, sì. C'è uno sticker adesso. C'è uno sticker tra i nostri amici napoletani, con ogni tot io scrivo qualcosa e loro mi mandano lo sticker. Di me, questo che ci facciamo. Ma è assurdo, perché veramente è una cavolata, ma non puoi farti uno a caso perché vuoi baciarti uno, perché è un... Allora o c'è una relazione, l'avete tenuta segreta fino adesso, non lo sapevamo, ma era meglio, cioè mi scrivevano, ah ma la sua ex era più bella, ma la sua... Ma che me ne frega che la sua ex era la più bella? No, io non posso rimanermi questo perché mi piace. Cioè è assurdo, devi giustificare le cose che fai, Donna, e sì, non esiste. Sì. Oddio, magari succederà pure a noi, andremo in giro. Ma tu, la sua ex arriva là! Io vedrei piangere, chiusa in casa, ciao! Ma poi in realtà, secondo me, finché l'altra persona non è una persona conosciuta, non succedono queste robe. Sì, magari non è così. In generale, quante volte... Cioè, ma poi chi gliene frega, ti vedono che ti limoni uno che non ha mai visto nessuno, non ti fanno una foto, magari ti fanno una foto... Magari te la fanno, ma la mandano all'amica. Non è che la mettono su TikTok. Su Webbo. Altra domanda, scusate, io mi chiedo tutti questi insight. Ma quando Webbo vi fa queste cose qua che pubblica, vi scrive prima oppure? Purtroppo no, sceglie un po' i momenti pure sbagliati. Ah, sì, ok, sì. Non vi scrive Webbo, cioè non è che ci... Non c'è comunicazione con Webbo. Non c'è permesso, no. Però tu puoi far rimuovere il post se glielo chiedi. Ah, ok. Vabbè, certo, pure perché Webbo ti veniamo a prendere. Se ti però in realtà è assurdo, perché ti viene, cioè, se io fossi stata fidanzata in quel momento... No, chi è la persona? So cos'è Webbo, dai, non fatemi passare sempre come la boomer. Ma chi è Miss Instagram Webbo? Instagram ce l'hai? Chi è Miss o Mister Webbo? We don't know. Ma come no? Ma poi ci lavorano un sacco di persone dentro. Sì, cioè è un botto di gente, cioè sono tutti tipo della nostra età. È un clan. Sì, è un clan. Perfetto. Secondo me è Lollo Barollo. No, XOXO. Amore, vieni qua che saluti. Ma vieni a salutare. Vieni a salutare. Guardate che piedi grossi che ha, fatevi vedere. Io l'ho scoperto oggi. Che numero hai? 46. 48. Amo, 12 8. Numeri meno di Teo. 48. Sono 48. Ma in che senso? In che senso non è Federica delle K for You? Amo, tu sei uguale, identica. Chi è? Ma chi è? Amo, come chi è? 2000 tipo...
15 forse era? No, amore, te la faccio vedere. Allora. È uguale. Ah, qua chiedono anche bello. Una pazzia che fareste insieme senza conseguenze. Oppure senza conseguenze. Una pazzia che avete fatto, che volete insieme, raccontare. Senza un po' conseguenze. Ma andare. Sembra tua sorella più che te. Io non la vedo questa somiglianza, ma io non le vedo mai le somiglianze. Quando no, uguale, tipo. Giuro. Mio no. Papà che mi manda le foto dei cani. Che carino. Una pazzia. Secondo me amo il tornare dalla discoteca sui monopattini con i ragazzi che non sapevano guidare minimamente. No. No, sì. Vabbè, tanto ok. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Agli amici parigini. Allora, quando parti per l'America? Stanotte. Alle 5:55. Oh, dai, ci sta dedicando i suoi ultimi momenti in Italia. Molto onorate. Ma ho proprio pensato che fosse giusto. Cioè, gli ho proprio detto no, dobbiamo andare. Lo troviamo il tempo per andare, dobbiamo farlo. Perché se proprio ci chiedono questa cosa prima di partire, cioè per forza. Che bello, grazie. Bellissimo. Grazie a voi. Da piangere. Aspetta un bagno queste cose. Dai, ho dato in bagno. Allora, Giulia, ti mancherà Franci ora che sarà via? Allora, sì. No, veramente sì, però non tanto fisicamente, secondo me, quanto più il fatto che col fuso orario non ci possiamo sentire, quindi sarà una roba. Poi succedono sempre 3.000 robe al giorno. Noi di solito ci scriviamo tutto sul momento, tipo, amo, mi è appena successo questo, amo, mi è appena successo questo, non lo possiamo fare mentre siamo. Vabbè, lo puoi fare. No, ma lo farete. Noi lo facevamo. Quando era in Australia per un anno. Sì, cioè, comunque la aggiornavi, poi magari ti rispondeva il giorno dopo. Oppure, tornavo tardi. E lei era sveglia e la chiamavo. Però, no, ecco, magari le condizioni di comunicazione non erano proprio le stesse. Ecco, non sì, che non puoi avere subito il. Esatto, quello sì. No, è il feedback. Stupendo quando, che ne so, magari lei mi chiamava che era un po' giù, era lì che piangeva, ha detto Eli, e io ero sbronza fuori, capito? Quindi. Ma c'è zero supporto. Ma quando? Mi succede mai? Le pochissime volte, e io ero fuori, dicevo, amore, come stai? No, scusa. Ma poi saliva triste, la lubrificatore per te, mi piangeva pure anche tu. E c'è quello con l'asciugamano che fa no, avete capito? Vabbè, niente. Ma poi la cosa è che ero pure su FaceTime, quindi magari la chiamavo con la faccia a bordo che piangevo e lei raga, salutate Nina! No, salutate Nina! E poi che le parlavano inglese, quindi era proprio la così, hi! Non c'è niente, disagio. Allora, Franci, che ne pensi dei? Numeri angelici. Ah, che sono tipo 4-4-4-3. Sì, quelli ripetuti, sì. Ma in realtà, allora, io sono fissata con 1-1-1, che ho scoperto tra l'altro dalla numerologa, che non sapevo bene proprio bene il significato, il fatto che è proprio dall'alto che ti dicono, cioè, oddio, cerco di fare una frase sensata. Allora, quando vedi 1-1-1-1-1-1-1, è qualcuno dall'alto che ti sta dicendo che stai facendo la cosa giusta. Cioè, tipo, è un complimento. Cioè, mi ha detto proprio, è un complimento. Quindi, però quando lo vedi, sei nel posto giusto al momento giusto. Cioè, sono qua, con lei a far colazione. Dovevo essere con lei a far colazione in questo momento. Devo fare questo. Cioè, è proprio un complimento che ti stanno facendo. Bello, cavolo. Ma infatti, volevo vedere il volo alle 5:55. 5:55 change. Sì? Change e seguire la tua intuizione. Ah, sì? E il 5:55, che è l'ora del mio aereo, è change. Cambiamento. Cavolo. No, oddio, che ansia. Capito? Ma no, perché ansia? No, perché mi è strano. Beh, io da quando ho preso ad andare a lezione università vedo solo 5:55, 15:55, 5:55, mi sveglio alle 5:55, il primo messaggio che mando alle 5:55. Ti svegli alle 5:55? Sì, che a caso. Ah, ok. Tipo, giorno c'è successo? Ti ricordi di notte che siamo svegliati allo stesso momento? Sì, stranissimo. Non è vero. Stranissimo, sì. Ragazzi, alle, giuro. Tipo, lei alle 4:50 manda un messaggio dicendo che stava malissimo perché appunto aveva gestito così. Io dormo sempre di brutto, cioè non mi sveglio mai, ma mai. Se non lo sapeste. Lo dico perché magari non lo... Esatto, e mi sveglio e vedo messaggio, apro il telefono così... E vedo Alice 5 minuti fa. Dico, in che senso 5 minuti fa? Ah, però lei aveva scritto. Quindi sono citato un pochino. Di nuovo. Sì, è stato un po' cacciato. Bello, però posso dire. Bello. Bellissimo. Lorenzo l'altra notte mi scrive alle 3 di notte. Sì, domani alle 9 in palestra. Io mi sveglio alle 5:55 e gli rispondo: ma cosa ci facevi sveglio alle 3, pazzo? E invece lui faceva serata. Sì, altro che. Però in palestra sei andato. Certo.
Alle 9? Wow. Sì. Ma io non ne so gli altri numeri, gli altri significati. No, nei numeri. Allora, tipo 444 è protezione, cioè che le tue guide ti stanno proteggendo. Mai capitato. Ok. 5 5 5 3 3 3. Tipo, boh, sono sempre le stesse cose. 777 dal Polo Gang. Ah, 7, sì. Non me lo ricordo. Però a me capita tutto col 7, 17, 7. Per quello ha detto, è proprio, perché è proprio 7? Sì, perché mi perseguito. Pazzesco, ma non è nessun numero di persone. Vabbè, ma invece no, perché non ci fai caso. Infatti, come la storia del tuo ex aveva una Jeep, ora vedi solo Jeep. Allo stesso ragionamento. Il tuo ex aveva una Jeep? No, 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 no. No, 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 no. Ma quella è Francesca Biella? Sì! Sì. Pazzi. Allora, bene. Io direi che siamo qua da 55 bellissimi minuti. Non è vero, giuro. Minuti. Come è successo? Immagino 55. Che... cioè, raga... Raga, non l'ho fatta apposta, ve lo giuro. Questo è strano. Ve lo giuro. Questo è strano. Forse dovremmo finire alle 7.55. Ok, allora 4 minuti. Possiamo 4 minuti. Okay. Ce l'abbiamo? Certo. Rimedi per la cistite. Ditemelo, per favore. Va malissimo. Infatti ora appena finisce la puntata io corri. Cioè, vai, accettate, voli. Questa roba. Dai, comunque, immagino che voi, ripeto, siccome c'è tutto i programmi vostri fissi, ci abbiate mille impegni oggi. Tu tra 5 ore fra 55 ore sei lì. Quindi abbiamo sì, essere che sì. Esatto. Vedrete tra un giorno là. Bello. Bello, wow, assurdo. Bella questa, prototipo ragazzo. Ecco, stavo letteralmente chiudendo. Ah, la io dico il tuo e tu dici. Ma io ho detto le 55. Io leggo la tua lista, posso? È bene. Abbiamo le 55, facciamo le 55. No, ricordarmela. Ok, io dico il suo prototipo e lei dice il mio prototipo. Dai, bello. Okay. Allora, sicuramente simpatico, che ti faccia ridere, che faccia le cose con te, che sia una persona intraprendente, che sia gentile, che sia dolce, che ti ami, che ti dica che sei bella, che non sia geloso, che ti lasci fare le cose che vuoi, che ti lasci farti i cazzi tuoi. Che non sei geloso, però un po' geloso. Con la barca. Ma non l'hai mai trovato. Non l'hai mai trovato, perché... E invece... Io sono tutti così, sono così. Ma che con la barca tutti? E casa in Sardegna. Fortunata sì. Te, amo. E casa Bormio. E casa Bormio. Sì, sì, sì. Vabbè, certo. Così. Però io tutti bravi. Io mi scelgo solo persone buone che non mi fanno soffrire. Cioè, non esiste proprio che mi capita qualcosa di brutto. Però uno dei due cuori si deve rompere prima o poi. E sono loro. Invece bello. Lei, a lei piace malessere. A lei piacciono i malesseri, sì, un po' che non gli rispondono, allora lei un po' devi scriverli tipo 70 volte prima di avere la risposta, però poi che la cagano, però poi non si fanno, però parlano, però un po' così, amo. È sì, vero, però posso dire che è un po' sconfitto questa cosa. Però adesso lo cambi. Cioè, prima ci rimanevo adesso sotto. Adesso lo cambierai, il prossimo sarà un bravo ragazzo. Mi piacciono sempre così. Riccio. Però prima ci rimanevo riccio. Sotto, adesso ho imparato a non rimanerci sotto. Riccio alto, questo è un grande punto. Riccio alto, magari con gli occhi azzurri. Vabbè, ma cosa vuoi tu? Moro. Tutto vuole. Si accettano candidature? Sì. Candidature. Candidature. Si accettano candidature, mandate tutti ma i vostri curriculum. Voi? Invece noi. Allora, qua c'è una mia simpaticissima amica che appunto mi piglia in giro perché fa il mio è uguale, quindi che non mi fa mai soffrire. Me li scelgo tutti così come te, senza barca? Ah. Senza barca, la sbagli. Ma la accettiamo. No. No, comunque il mio prototipo è una persona che mi faccia ridere, sicuramente importantissimo, pure perché io sono molto simpatica, quindi almeno c'è cioè, metà di me, perché sennò boh, cioè, c'è un problema di noi. No, perché altro è un po' disagio, cioè, parla solo lei, non è carino. Sì, vabbè, che abbiamo un minuto, il tuo? Il mio deve essere simpaticissimo e che... Bellissimo. No, bellissimo purtroppo non è nelle mie... Simpatico e brutto. È un match perfetto. Simpatico modo per chiudere la puntata. Simpatico sì. E brutto. Accettiamo candidature, mandateci tutte, poi noi inoltriamo alle varie persone in base a quello che è. Ok. E noi come facciamo? Ah, perché tu lo vuoi bello, però mi ricordavo. Sì, no, a me vai prima. Ok, allora io ti mando i cessi e vedo quelli belli. Va bene. Mi sembra un ottimo piano. Siamo le 55. Allora, purtroppo ora stiamo qua un minuto in silenzio. No, manca 20 secondi, 55. Possiamo, pure perché devo fare una sigla. Pipì. Vai, una bello, sigla. Bello. Ah, ok. Grazie. Ma no, grazie signore. Grazie. Una preghiera facciamo. Oh, le
No, dai, facciamo una cosa più divertente. Grazie vai. Per essere state qua. Ora io devo fare la pipì. Pipì. Ciao ragazzi. Bello. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao.